questa era la prima scelta musicale della nostra ospite Elisa Forte, che è al telefono. Buongiorno Elisa. Buongiorno. Buongiorno, bentrovati, grazie per questa chiacchierata. Elisa, mi diceva prima fuori onda che è giustamente nel frullatore, perché questo è il primo giorno di Women in the City, però insomma noi condividiamo la tua stima per un meraviglioso ufficio stampa che è Silvia Bellucci, che tanto ormai insomma conosciamo ampiamente in questa trasmissione, che è la donna tuttofare. Quindi ti ha trasportata qui da noi praticamente. Ti ha trasferito anche lì i suoi superpoteri, perché in qualche modo ubiquità, teletrasporto sono suoi doti. La salutiamo. No, e infatti io ho grandissima ammirazione per Silvia, mi fa piacere che l'avete citata, perché l'avrei fatto anch'io e devo dire, lavora talmente tanto bene che poi ti trovi in queste condizioni che non puoi dire di no alle numerosissime richieste che lei ha per aprire queste provvidenziali per noi finestre sui certo. media di ogni genere, nazionali, locali, radiofoniche, di carta stampata, che ovviamente, come voi potete immaginare, sono proprio il sale poi di tutto quello che noi andiamo a mettere in programma in questi giorni, e l'obiettivo di farlo conoscere ad un vasto pubblico è proprio quello che poi Silvia ha colto benissimo. A noi certo. interessa che non siano giornate solo per addetti ai lavori, ma certo. che ci siano questi temi, arrivino anche a chi ancora non è molto sensibile oppure non ha avuto modo di affrontarli. Quindi ci fa davvero molto piacere che ci sia un interesse così attento al nostro festival. Grazie a voi, grazie a Silvia. Allora, adesso poi entriamo nello specifico sul festival e sul programma, però ti volevo chiedere, perché i dei giornalisti e perché Felicità Puttana? Allora, nel mio caos di questi giorni, che è un caos ovviamente creativo, è un caos di relazioni, è un caos arricchente ma è anche molto faticoso, mi sono ricordata di alcune frasi, no? È l'aria che sa di mare, tutti ci vogliamo notare, è il sole che ci fa bene, quindi avevo bisogno, semplicemente è stato un modo per agganciarmi a quell'estate che è già finita, proprio per non soccombere okay. in questo marasma. E quindi poi ti mando il vocale ecco. di 10 minuti, per quanto mi riguarda ovviamente i temi lì sono diversi, sono tutte connessioni con la nostra realtà, anche un modo per chiedere perdono per questi vocali che partono e non sono certamente allegri, sono sempre diciamo di impegni e di cose da fare, ma ci fa piacere insomma lavorare tanto per cercare di dare un risultato che sia il migliore possibile, quello che riusciremo a fare con il nostro staff. Siamo alla seconda edizione di Women in the City, il titolo di quest'anno è Un altro genere di idee, è appunto un festival che si tiene in questi giorni, da oggi fino al 13 ottobre a Torino, e ci saranno in realtà tantissimi incontri, ci tengo a sottolineare nuovamente, gratuiti e liberi, diciamo l'ingresso libero per chiunque voglia, ovviamente quello spazio permette, poi adesso ci dirai anche quanto spazio c'è, e raccontami però un pochino com'è nata l'idea di questo festival e come è cresciuto in queste due edizioni. Allora, l'idea nasce dalla visionaria presidente di Torino Città per le Donne, Antonella Parigi, che a livello torinese, piemontese, ma anche nazionale direi, è sicuramente molto conosciuta, è una manager culturale, ha dato vita negli anni al Circolo dei Lettori, a Torino Spiritualità, ha fondato con Alessandro Baricco la Scuola Holden. L'idea parte da lei. La discussione arriva in questa associazione che conta al momento più di 200 soci torinesi, parte sempre dai numeri, questi numeri che non ci confortano mai, e quindi l'obiettivo è andare a discutere poi di questi numeri, fare queste analisi con delle esperte, ed è in parte quello che faremo al nostro festival. Se penso per esempio agli ultimi dati IMSS che dicono una madre su 5 lascia il lavoro entro il primo anno dalla nascita di un figlio o di una
prima figlia, e se non può permettersi il congedo di maternità, e quindi in questo caso ci riferiamo non a chi ha un lavoro dipendente, ma alle professioniste, alle imprenditrici, il reddito diminuisce del 76%. Sono dati che ovviamente in questo caso discuteremo con quella che viene definita l'economista femminista più conosciuta in Italia, Azzurra Rinaldi, ma noi vogliamo dare voce anche a chi non ha voce, o anche un palco, regalare un palco a chi ci vuole parlare per esempio del lavoro povero. Quindi ci sposteremo con questo mix di professionisti addetti ai lavori a gente comune che verrà a raccontarci come è difficile arrivare per esempio a fine mese, lavorare in un'impresa di pulizia che in subappalto tra l'altro porta manodopera in enti pubblici, e spesso anche con due contratti non si riesce ad arrivare a fine mese. Cercheremo di mettere insieme questi temi per creare un racconto in queste cinque giornate che possa attirare più fasce possibili. Quando dico fasce mi riferisco ai giovani, ai meno giovani, quindi abbiamo cercato ai docenti, alle scuole, abbiamo cercato di fare eventi con pubblici profilati e poi tantissimi eventi per un pubblico ovviamente più generale, generalista, come quello che aspettiamo questa sera alla Cavallerizza. Alle 17 ci sarà l'inaugurazione, abbiamo ben 420 posti, okay. Abbiamo buone prenotazioni, ma si accede anche senza prenotazione fino ad esaurimento posti. C'è anche un focus legato alle narrazioni collettive contro gli stereotipi e la violenza di genere. Ci sarà Gino Cecchettin, il Parle di Giulia ovviamente, ma anche Irene Facheris, che è stata anche nostra ospite, che sta portando avanti da tanto tempo una narrazione che permetta anche di rivolgersi agli uomini, che sono effettivamente coloro che poi perpetrano la violenza e che in quanto però agenti possono avere il potere di interrompere questo circolo. E quindi insomma penso al podcast che sta portando avanti Tutti gli uomini, ma in generale comunque al fatto che ci sia una riflessione che coinvolge, come dicevi tu, il pubblico più ampio possibile, no? Quando si parla di femminismi ovviamente si parla anche di uomini, perché è anche giusto che loro, insomma, giusto, e più che altro è un segno di responsabilità forse, no? Sì. Hai fatto benissimo a sottolinearlo, perché si dà l'idea che noi ci stiamo occupando di temi che riguardino soltanto le donne, ci stiamo occupando di pubblici che siano prettamente femminili. No, sbagliatissimo. Anche nell'associazione Torino Città per le Donne ci sono appunto degli uomini, ci sono dei maschi, e noi ovviamente sono in minoranza. Noi speriamo che soprattutto tra il pubblico e anche nei vari panel abbiamo coinvolto nel maggior numero possibile, anche se devo dire è stato difficile, ma abbiamo sempre voluto che ci fossero quote azzurre, e tra l'altro abbiamo anche il patrocinio del progetto No Human No Panel, quindi per avere anche il loro logo eravamo tra l'altro proprio obbligati a rispettare anche questa richiesta. Sì, no, io parlavo più del pubblico in realtà che degli uomini, che fa, nel senso che sarebbe giusto, insomma, è bello che gli uomini ascoltino anche. Io penso, no? Molte volte certamente. È questo che manca ogni tanto. Certamente, e mi collego al fatto che tu citavi Cecchettin. Io ho pensato, quando l'abbiamo coinvolto, che è stato lui, appunto un papà, è stato lui a cambiare forse, se ci pensiamo, un po' la narrazione sul patriarcato in Italia, accollandosi dopo quella terribile tragedia dell'uccisione, del femminicidio di Giulia ad opera del fidanzato. Si è accollato un po' questa missione, ha fatto questo tour nelle piazze, nelle scuole, nei teatri, li ha riempiti tutti. Per esempio noi andremo a Moncalieri alle Fonderie Limone, perché ci siamo resi conto inizialmente che l'evento previsto al Circolo, per quanto bello prestigioso, non ci dava la possibilità
possibilità, per esempio, di ospitare 400 persone e quindi sappiamo che c'è grande richiesta per questo evento. Gino Cecchettin mi è capitato di osservarlo in altre manifestazioni e mi riempie il cuore a pensare che in quelle manifestazioni io non ho notato che ci fosse una prevalenza di donne, ho notato che ci fosse una prevalenza di famiglie, di uomini, donne, madri, padri con i loro figli. E quindi, come dicevi tu, se questo obiettivo di ascolto, di accoglimento delle proposte, ma anche di ascolto da parte nostra per sapere dal pubblico cos'altro possiamo affrontare, si realizza, se il pubblico è un pubblico di uomini e donne, sicuramente forse l'obiettivo che abbiamo raggiunto è il migliore possibile, proprio perché no addetti ai lavori, ma nemmeno solo, diciamo anche no solo a un pubblico femminile. Certo, certo. E se volete consultare il programma completo lo trovate sul sito di torinocittaperledonne.org cercando ovviamente Women in the City, ci sono tutti gli eventi, diciamo, di questi giorni. È un programma bello pieno, una parte dedicata, giustamente una gran parte dedicata anche alle scuole, che insomma mi sembra assolutamente in linea anche con il desiderio ormai condiviso di un'educazione sentimentale, emotiva, oltre che insomma solo nozionistica, no, all'interno delle scuole. Questo un po' collabora a questo obiettivo, concorre a questo obiettivo. E c'è qualcos'altro che vorresti segnalare in particolare? Anche se il programma sì, è talmente grande. Mi piaceva segnalarvi un ospite che io non conosco ancora, che non vedo l'ora di conoscere, sarà da noi sabato mattina, viene per un talk, l'ho conosciuta ascoltandola in uno dei meet di allineamento che abbiamo fatto sugli eventi. Lei si chiama Diana Gioffrè, è un nome che forse voi conoscerete già, ma ci ha parlato in questa riunione di un progetto molto bello che realizza proprio a Torino, anzi mi permetto di suggerirvi ascoltarla, perché a me ha riempito il cuore quando ha parlato di quel bastone bianco che le adolescenti di Torino in questo caso, ma che le adolescenti in generale non vedenti non vogliono usare. Allora lei è una psicologa e si occupa anche di sensibilizzazione nel mondo digitale, delle barriere digitali, ma in questo caso in qualità di psicologa insieme ad un gruppo di esperte sta realizzando un progetto con il Comune di Torino. È un progetto che serve a supportare le adolescenti, a far capire come è importante utilizzare quel bastone bianco che alla fine deve diventare elemento di inclusione nella nostra società e non di esclusione. E tra l'altro, se noi pensiamo che Mattel da poco ha deciso di lanciare sul mercato, no, la prima Barbie cieca con bastone, tutto questo capiamo quanto è necessario. E Diana poi si occupa anche di abbattere le barriere digitali. Per esempio, un altro spunto che lei ci ha dato è questo. Lei dice: perché io non vedente, quando devo pagare qualunque tassa, qualunque bollettino online, devo trasferire tutti i miei dati, compreso i dati del conto corrente, ad altre persone? Basterebbe poco, lei ci racconta, tra l'altro lei è esperta di queste materie, affinché dagli enti alle aziende si abbattano le barriere digitali, rendendo gli schermi, i siti e le piattaforme accessibili a tutti. Certo. Quindi questo, per esempio, mi sembra ascoltare, ecco, chi si impegna nel quotidiano per queste battaglie, sicuramente avere loro nel nostro festival sicuramente ci riempie di orgoglio. E l'obiettivo qual è? Mettere tante micro storie insieme affinché diventi, diciamo, un messaggio
di inclusione, ma anche di parità, ma non solo tra uomo e donna, tra tutti noi, parità in senso esteso. Anche perché, come spesso sottolineiamo anche qui, ma sottolinea chiunque si occupi di tematiche legate al genere, in realtà quando si lotta per tutte le categorie marginalizzate, quindi per tutti coloro che si trovano ad avere un posto, diciamo, nascosto nella società perché non aderenti a una normatività. Ecco, quindi può essere legato Hai a qualsiasi cosa, insomma. I diritti non sono una torta. Cioè, non è che se ne mangi uno poi sparisce per qualcun altro, cioè devono moltiplicarsi, no? Andando avanti potremmo ancora dire, prima citavi la scuola, per esempio l'appuntamento del 10 pomeriggio al circolo, dedicato in particolare ai docenti, mm-hmm. riguarda proprio gli indici disparitari nei libri di testo scolastici, mm. e quindi questa è una battaglia che noi vogliamo affrontare, ad iniziare da questa seconda edizione del Festival Women in the City. Abbiamo dei dati che ci dicono che la rappresentanza femminile nei libri di testo scolastici, quindi quei libri che i nostri figli studiano in tutti gli ordini di scuola, ma diventa ancora più preoccupante questa mancanza di rappresentanza femminile dalle medie alle superiori, è tra il 3 e il 7%, cioè nei libri mancano le storiche, le artiste, le scrittrici, le letterate, le scienziate, le matematiche. Certo. E quindi con delle docenti che stanno facendo una loro piccola rivoluzione parleremo di come integrare, ecco, a scuola, affiancare laddove non ci sono, perché ci sono in pochissimi testi scolastici, anche il racconto di donne che meriterebbero, diciamo, un posto nella storia. Visto che la tecnologia in questo ci aiuta, ormai le fonti possono essere moltiplicate, moltiplicabili, è giusto che, insomma, i docenti e le docenti escano anche volendo dal solo libro e possano insomma pescare anche su fonti, ovviamente sempre fonti verificate, scientifiche, però che possano essere più ampie, ecco, questo sicuramente. Trovate tutto il programma, come vi dicevo, su torinocittaperledonne.org. Alcuni eventi, attenzione, hanno necessità di, non tutti in realtà, non tantissimi, anzi molti sono anche liberi senza neanche la prenotazione, però per alcuni bisogna prenotare su Eventbrite, ovviamente gratis, però è per assicurarvi il posto. Fate questa ricerca se siete a Torino, se avete modo di raggiungere la città in questi giorni, perché è una bellissima occasione. Grazie mille, Elisa. Grazie. Grazie davvero. Grazie a voi, buon lavoro. La tua seconda scelta musicale è Viva la Vida dei Coldplay. Immagino che sia per un momento di grande gioia, forse, di questo festival. Sì, grande gioia, perché appunto è un brano di energia, poi insomma, se vogliamo anche andare un po' più al di là, diciamo, un po' a che fare, no? Con tutto quello che stiamo cercando mm-hmm. di fare in questo momento. Si parla in alcuni passaggi del fatto che non è il ricominciare un'altra volta nella nostra vita che ci aiuta, ma cercare di ricostruire, in questo caso insieme, politiche, città, didattica, in maniera diversa e meglio. Ecco, è un po' un pezzo che in alcuni casi può dare, può essere visto con tante interpretazioni, in alcuni casi è stato anche considerato un pezzo anti-autoritario, mm-hmm. contro il potere, quindi noi ci affidiamo all'energia, alla gioia, diventa un po' la nostra colonna sonora, soprattutto quando dobbiamo iniziare, come oggi pomeriggio, no? Il primo evento, saremo già alle 16:30 alla Cavallerizza per accogliere chi verrà all'inaugurazione, quindi è un po' un inno alla gioia tra di noi staff. E grazie. Se mi permetti, io sì? Su questo volevo soltanto, perché giusto abbiamo parlato di Silvia, ringrazio anche Claudia Cervellini per quanto riguarda l'ufficio stampa, sicuramente noi abbiamo un comitato promotore di circa 30 persone, quindi i contenuti sono venute da un lavoro che abbiamo fatto per mesi con gruppi di lavoro, con le referenti dei tavoli. Non posso ringraziare tutti, ma almeno vorrei ringraziare lo staff ristretto, quindi Virginia Risso, Francesca Rossi, Anna Ronfani, Elena Schisa, oltre appunto all'ufficio stampa che è Valentino Crovara Pesce, quindi oltre all'ufficio stampa che abbiamo ringraziato prima. Grazie per l'opportunità. Grazie mille, Elisa. Allora, buon festival. A presto. A voi, venite ciao. A trovarci. Grazie. Ciao.